Ugettine care, siete state sempre fedeli. E poi Barbarella Guerra mi registra mentre spergiura sui miei figli. Che vergogna. E le hai pure spiegato che intestarle la casa era corruzione. Perché il vitalizio cosa era? Quello era un risarcimento per la loro immagine. Silvio, non sono un magistrato. Io sono Dio. Sai bene che a me non puoi mentirmi. Non sono ancora abituato. Sai, dopo una vita a sparare cazzate. Adesso che me ne sono andato, sono tutti pronti a vendermi. Hanno smesso di avere fede in me, signore. La fede è gratuità, figliuolo. Tu ti circondavi solo di mercenari. E questo è il risultato. Io avevo istituito il reddito di eleganza per le ospiti delle mie cene eleganti. Riforma ad personam, ma molto meglio del reddito di cittadinanza ad Marmaiam. E come mai non è destinato una villetta ad un uomo? Perché i maschi non erano abbastanza eleganti per le mie feste. Lo immaginavo. Non so se essere fiero dei miei figli assennati o dispiaciuto per le mie amichette spione. Sì, fiero dei tuoi figli, Silvio. Stanno affrontando le conseguenze dei tuoi capricci. Ma come ha fatto un genio come te a farsi schiavizzare così dal gentil sesso? Ma signore, la topa è un dono di Dio. Semmai la vulva avrebbero dovuto donartela se volevano le donne stesse, senza stimoli pecuniari, si intende. Signore, ma se mi hai fatto così bello, inevitabilmente le conquistavo tutte. Se ti fa star bene pensarla così? Dio caro, sai qual è la cosa che ho pagato più di tutte? Il silenzio. Ho passato la mia intera esistenza a comprare silenzi, visto che il rispetto non me lo sono mai saputo guadagnare. E adesso questo silenzio che avevo pure comprato a caro prezzo, se lo rivendono pure. Sto oggettino a bocchina.